telespettatori di Rossini TV, un cordiale saluto. Oggi siamo a Trecastelli, siamo venuti a scoprire una realtà sportiva di grande rilevanza per questo territorio. Vi racconteremo insieme al presidente e assieme a tanti che intervisteremo quelle che sono le vicende di questa associazione sportiva, e lo abbiamo fatto in occasione di un torneo molto importante che sta per iniziare in questo momento nella sua fase finale. Associazione sportiva Sporting Club Trecastelli, noi siamo qui con il presidente Dino Tinti, che ci racconta come è nata questa associazione in questa struttura che, da quello che ci hanno detto, è una struttura che esiste da un po' di anni però. Sì, è la verità, lo Sporting Club Trecastelli è un nome nuovo perché volevamo fare onore all'unione di questi tre castelli che sono diventati, che hanno preso il nome di città praticamente, e la mia associazione rileva la Monterado 05, nella quale io stesso sono stato sia consigliere che giocatore per moltissimi anni, e direi quindi di aver fatto onore sia all'uno che all'altro. Oggi siamo qui per la fase conclusiva di un torneo di tennis, è l'attività principale dello Sporting Club, sì. Un momento importante, una specie di grande festa nella quale voi puntate a richiamare l'attenzione del pubblico su questa attività che voi portate avanti. Esattamente. Allora, noi come attività tennistica puntiamo soprattutto sull'aggregazione non soltanto dalla Valle del Cesano fino a Ripe, fino a Brugneto, fino dall'altra parte, dove cerchiamo di portare non soltanto i bambini e gli adulti all'attività tennistica. Cerchiamo di dare un qualche cosina di più in maniera tale che questo paese di Ponterio non si è lasciato un pochino solo, quindi da quest'inverno, dallo scorso inverno siamo riusciti ad ottenere, grazie al contributo del comune che ci ha comprato i palloni, siamo riusciti ad ottenere le coperture e abbiamo messo su una bellissima attività di insegnamento con due o tre insegnanti che io ritengo di altissimo livello e di spicco, anche perché il dottor Valerio Moretti è un ex giocatore ATP e ci ha tutti i certificati per poter insegnare a qualsiasi livello, ha portato diversi giocatori a vincere sia campionati italiani che europei, e lo coadiuva la signora Elisabetta Biagini, che ha vinto, che ha The Master per l'insegnamento ai bambini anche con diciamo diverse abilità, e quindi cerchiamo di fare il possibile per aggregare gli uni e gli altri. Ecco, si tenta di dare, di valorizzare il più possibile un pochino l'ambiente. Il comune in tutto questo, devo dire che è veramente lungimirante, ci sta dando una grandissima mano. E questa sera noi vedremo la finale, che comunque si disputa tra due professionisti, due classificati. Semiprofessionisti, chiamiamoli così, sì. Un ragazzo è proveniente dal circolo tennis di Viserva e ha una classifica di seconda categoria 2-5, e l'altro ragazzo invece viene dal circolo tennis di Perugia, lui è di Todi ma viene da Perugia, e anche lui è un 2-5, quindi speriamo in una bellissima partita. Volevo spendere due parole sul perché del torneo. Il torneo si chiama Primo Trofeo Banco Marchigiano, che ringrazio per la sponsorizzazione e per quello che sta facendo per l'attività di sponsor e di attività per l'aiuto che ci sta dando per tenere a galla la scuola per i bambini, soprattutto per coloro che hanno delle difficoltà, per l'inclusione, diciamo, per i bambini da includere. E questo torneo si chiama poi Primo Trofeo Banco Marchigiano Memorial Marco De Santis, che era un mio grandissimo amico scomparso pochi mesi fa, di cui il torneo. Eccolo qui, quindi con questo spirito qua abbiamo cercato di fare il meglio possibile per affrontare la situazione, insomma. La finale arriva dopo quanti incontri? Quanti erano gli iscritti inizialmente al torneo? Se non vado errato, 87-88 iscritti mi sembra, quindi sono stati tabelloni di quarta categoria, terza categoria, e siamo arrivati proprio alla fine della seconda categoria.
con Luca Casagrande, assessore allo sport Città Tre Castelli. Ho detto tutto bene, assessore? Tutto bene, molto bene, sì. Allora, ci hanno detto che lei ha dato una grossa mano alla realizzazione di questa iniziativa e che l'associazione deve tanto al suo assessorato. Più che amministrato, tutta l'amministrazione, diciamo, il merito va condiviso con tutto l'impegno dell'amministrazione, che era, diciamo, un impegno nostro, del nostro mandato, quindi questo è solo un primo passo, mi auguro. Abbiamo in prospettiva diverse progettualità molto importanti, tra cui aspettiamo l'esito del bando Sport e Periferie, che potrebbe, diciamo, ridare veramente un tocco nuovo a tutto l'impianto. Oltre a questa attività, visto che stiamo parlando di sport, quali altri sport sono attivi nel territorio di Tre Castelli? Allora, Tre Castelli, diciamo che in gran parte è il calcio, quello che può, diciamo, predomina. Comunque abbiamo anche una bella bocciofila, anzi non rivendico il fatto che hanno vinto i campionati italiani lo scorso anno, quindi abbiamo una squadra che sono molto quotate. E poi, diciamo, abbiamo tante altre realtà, ma anche per la carenza o comunque di impianti che noi poi aspiriamo di poter aumentare, speriamo che la promozione, la proposta dello sport sia a 360 gradi, quindi per tutte le attività. Tornando a questa struttura, il futuro allora si presenta roseo? Mi auguro proprio di sì, perché appunto questo, in ogni caso avremo un investimento che faremo su questo impianto, proprio dove siamo adesso in questo momento. Questo campo verrà completamente rifatto, però con questo fa parte anche di un progetto molto più ampio, che se verrà finanziato dal bandi CONI, chiaramente avremo una struttura molto più completa e molto più, come dire, bella e fruibile, insomma. Il sindaco di Tre Castelli, Marco Sebastianelli, non poteva mancare a questa bella festa. Assolutamente sì, è un grande piacere dopo questi mesi così un po' difficili, no, dovuto alla pandemia, e quindi ripartire con lo sport penso che sia una cosa molto importante, quindi sia per le nuove generazioni, per gli agonisti, ma è un momento importante di ripresa, e lo sport deve essere fondamentale nella risocializzazione di tutti i cittadini e non solo. Il presidente Tinti ci mette l'anima in questa struttura, in questa sua associazione, e fa immaginare, insomma, che ci sia e ci sarà un bel movimento intorno a questo centro. Ma sì, è una grande soddisfazione, come tutte le società sportive, questa di Ponte Rio, un valore aggiunto al nostro territorio. C'è il massimo impegno da parte del presidente e tutti i suoi collaboratori affinché ci sia, no, degli ottimi risultati sia nel settore giovanile, che come ho detto in precedenza la ripresa deve passare anche con la formazione dei giovani nello sport e nella vita, perché lo sport è un dato fondamentale che poi fa crescere i ragazzi. Quindi è un valore aggiunto del nostro territorio questa associazione, e l'amministrazione ringrazia del grande impegno che stanno dando al nostro territorio per le tematiche sportive e non solo. Ce l'aveva anticipato il presidente Tinti, due sono gli insegnanti dell'associazione sportiva. Siamo qui con Elisabetta Biagini e poi dopo intervisteremo anche Valerio. Elisabetta, cosa vuol dire insegnare qui a Tre Castelli e qual è il tipo di soddisfazione che arriva? Perché tanto sono sicuro che c'è una grande soddisfazione. Insegnare è sicuramente qualcosa di formativo e quindi diciamo che include veramente tante parole. E la soddisfazione maggiore è quella di vedere i ragazzi intanto divertirsi e soprattutto veder crescere questo piccolo circolo che è partito da 3-4 bambini e siamo arrivati già a 20, e quindi per noi è fonte veramente di soddisfazione, per noi insegnanti, per i genitori che accompagnano qui i loro figli e li vedono comunque divertirsi e poi mettercela anche tutta, perché i bambini sono molto competitivi a differenza di quello che si pensi. Nell'indicare a noi di intervistarti ci hanno detto che sei una campionessa, vuoi ricordare di che cosa? Ma ricordo di tennis, ma è un lontano ricordo, bello perché il tennis mi ha insegnato tanto e tornassi indietro sarebbe lo sport sicuramente che rifarei. Mi ha insegnato, oltre a giocare a tennis,
un po' anche ad approcciarmi nella vita, perché essendo uno sport comunque dove diciamo si è molto solisti, questa è la formazione che ho avuto poi nell'andare avanti con gli anni, quindi sono rimasta tale. Ci dicevano che c'è una sezione particolare dedicata ai ragazzi che hanno, diciamo, difficoltà rispetto allo sport inteso nel senso comune del termine e sono seguiti da te in particolare. Allora, nel progetto che vorremmo sviluppare a settembre, cioè Includiamo, questo progetto si chiama Includiamo, e vorremmo diciamo unire al gruppo dei bambini che hanno delle disabilità, ma cercare in ognuno di loro la propria abilità. Valerio Moretti, l'altro insegnante, e a lui facciamo le domande che non abbiamo fatto a Elisabetta. Per esempio, come si stimola l'agonismo nei ragazzi? Perché poi il tennis è vero che è uno sport col quale ci si confronta con se stessi, tutto quello che vuoi, però poi bisogna vincere. Sì, bisogna vincere. L'agonismo io penso che non è soltanto voler vincere. Vincere è una conseguenza di quello che uno inizia a fare bene e meglio dell'avversario. Penso che il condimento più importante per fare agonismo è una passione che ti spinge quotidianamente a lavorare sempre più intensamente e a superare i tuoi limiti, perché solo superando i tuoi limiti riesci insomma a avere una performance progressivamente sempre migliore. E io quello che consiglio a tutti è che non deve essere un confronto sterile sempre con l'altro, perché sennò diventa frustrante, perché ci sarà sempre un avversario più bravo di te, quindi se tu ti confronti sempre con uno magari che ha caratteristiche migliori e tutto, magari subentra un po' di delusione, di frustrazione. La cosa stimolante è cercare invece di migliorare sempre se stessi, cercare di fare le cose che so fare meglio di volta in volta. Questo è quello che almeno io intendo per agonismo e un'impronta agonistica che cerco di dare ai miei allievi. Senza far nomi, naturalmente, ti è già capitato e ti sta capitando di addocchiare qualche elemento interessante che magari potrebbe un domani diventare un piccolo campione? Ma parlando dei ragazzini, noi qui siamo partiti praticamente, siamo il punto zero, cioè un progetto molto importante di sviluppo della struttura e quindi di veicolare partendo da un serbatoio di ragazzini di età molto giovane. E diciamo che molto giovane, partiamo dall'età dei 4-5 anni, quindi si tratta di gioco tennis e ci vogliono anni per, secondo me, con questa impostazione di gioco tennis per poi passare una preagonistica e poi un'agonistica. Sicuramente ci sono degli elementi validi che hanno già dimostrato una competitività, magari nel dire tiro più palle in quella zona, prendo più il birillo, quindi sono più bravo. Sicuramente questo è i primi segni di agonismo. Ci sono dei ragazzi stimolanti e volenterosi, e quindi ecco, queste sono le premesse per ora qua a Trecastelli. Ecco. Siamo con uno dei due finalisti, Filippo Di Perna, a cui chiediamo come si sente in questo momento che precede la finale. Molto bene, le sensazioni sono buone. Sono venuto abbastanza prima per farmi tutte le mie cose di riscaldamento e sono pronto per entrare in campo. Conosco il mio avversario e so che sarà una partita molto difficile e darò il massimo per vincere. Raccontaci un po' la tua storia, da quanto tempo giochi a tennis, quali sono le tue caratteristiche, sei un classificato? Allora, io sono nato a Imola, mi alleno al tennis Fiserba, dove gioco la Serie A2 lì. Io ho iniziato a giocare a tennis a 3 anni, facevo sia tennis che calcio e alla fine ho dovuto scegliere una delle due, ho scelto tennis e sono contento di questa scelta. E adesso sono classificato 2-5, però l'anno scorso ero 2-4, poi per vari infortuni sono retrocesso, ma adesso ho già rifatto i punti e quindi sono contento. Adesso vediamo come andrà questa stagione estiva, che è comunque una delle più importanti se giochi a tennis. Cercherò di fare il massimo.
anche per il tennis come per tutto il resto del mondo, insomma questa stagione tutti la guardano con molta attenzione e molta speranza, la stagione della grande ripresa. Sì, perché l'anno scorso è stata una stagione particolare per il Covid, particolare per tutti, infatti molti anche che conosco hanno magari anche smesso di giocare, si sono date altre cose, invece quest'anno sembra che si stia riprendendo come gli altri anni e speriamo vada sempre meglio finché finisca il Covid. Una finale inevitabilmente si gioca in due ed ecco l'altro finalista, Federico Cecconi. Federico, buongiorno, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, quali aspettative, che tipo di preparazione, insomma come ci si organizza per arrivare alla finale di un torneo? Allora, diciamo che oggi la preparazione non è stata delle migliori perché ho avuto il campionato a squadre e poi sono venuto qua di corsa, però diciamo che mentalmente durante il viaggio e tutto sono riuscito a prepararmi, speriamo, al meglio e che vinca il migliore. Quanto vale la preparazione mentale per un giocatore di tennis? Per me la preparazione mentale nel giocatore di tennis è tutto, nel senso che viene molto prima rispetto alla tecnica e alla fisica. Ho fatto la tesi alla magistrale in scienze motorie che parla proprio dell'aspetto mentale del tennista e quindi per me vuol dire tanto. Anche a te chiediamo per i telespettatori un piccolo curriculum, qualche titolo e soprattutto tu sei lo stesso classificato. Sì, allora io sono stato numero uno della regione in Umbria dai 10 ai 18 anni, da 10 a 16 anni ho fatto attività internazionale, ho giocato con i vari Berrettini, Sonego più volte. Poi purtroppo le strade si sono divise, io ho preso la strada dell'istruttore maestro perché dal prossimo anno sarò maestro nazionale. Loro hanno preso una strada migliore della mia, però diciamo che ecco, mi sono tolto delle belle soddisfazioni, da giovane sono tolto delle belle soddisfazioni e speriamo che poi me le toglierò anche da maestro in futuro. Come abbiamo sentito anche in precedenza, il torneo è intitolato Primo Memorial Marco De Santis. Siamo con il figlio dell'avvocato De Santis, a cui è dedicato questo torneo. Anche lui tennista, giocatore. Ci dicono di Vaglia. Sì, ho giocato anch'io questo torneo. Purtroppo non è andato come avrei voluto, però ho dato il massimo e niente. Speriamo i prossimi anni si ripeta nel migliore dei modi. Un ricordo dell'avvocato a cui è dedicato il torneo, tuo padre? Allora, un ricordo di mio padre quando c'era anche Dino Tinti, e mio padre mi faceva il cesto e Dino Tinti riprendeva. E non giocavo come volevo lui, e una, due, tre, alla quarta palla mi ha tirato una pallata qua su perché non voleva giocarsi, se non mi ricordo male, ho giocato un back, al posto di giocare al back dovevo giocare il rovescio da sotto e lui, siccome ci teneva tanto, lui mi dava la palla, allora voleva che facessi il gesto fatto per bene e niente, ho fatto un gesto un po' di stizza così come faceva di solito, ecco. Comunque una bella cosa questa di dedicare alla memoria di tuo padre il torneo. È una cosa bellissima, infatti ringrazio Vittoriano Biegini in primis e Dino Tinti che hanno organizzato questo torneo e soprattutto un bellissimo gesto perché mio padre l'ultima volta che ha giocato è stato proprio in questo campo qui e mi ha fatto veramente piacere e ricordano una bellissima persona sia dentro che fuori dal campo. Con Fabiola Santinelli, titolare di LGF Caffè, uno degli sponsor di questa manifestazione. Allora, qual è il senso di sponsorizzare una manifestazione di questo genere? Perché lo si fa? Abbiamo iniziato a sponsorizzare questa manifestazione perché tramite Michele, che è un nostro compaesano, ci ha proposto di partecipare e quindi eccoci qua. L'azienda, due parole sulla vostra azienda? La nostra azienda è una piccola azienda a conduzione familiare, siamo io e mio fratello e siamo rivenditori di caffè in capsule e in cialde e diamo anche le macchine in comodato d'uso gratuito. E il nostro servizio è anche la consegna a domicilio e ai nostri clienti o comunque a chi vuol bere un buon caffè
e abbiamo il nostro marchio della LGF, poi siamo anche rivenditori della Borbone, rivenditori del Monti Caffè e del Biancaffè. E abbiamo anche capsule compatibili, caffè in grani, comunque c'è tanta cosa, tante cose da proporre e da conoscere. Ce n'è per tutti, sia per noi che per quelli che verranno a vedere questa finale oggi. Con Manila Oradei, titolare di Altavalle. Che cos'è Altavalle? Allora, Altavalle è un'azienda di distribuzione alimentare che nasce nel 2007 e distribuiamo prodotti alimentari in tutta la provincia, tutto il territorio, tutti i negozi, i ristoranti, tutto quello che può essere il negozio, insomma, del territorio. E come dicevo, io e mio marito abbiamo fondato questa azienda e ci siamo molto avvicinati, diciamo, al prodotto chilometro zero del territorio. L'azienda è cresciuta e chiaramente, insomma, anche in modo positivo, noi siamo molto contenti e dietro questa attività abbiamo pensato di orientarci verso il mondo, diciamo, dell'online, perché comunque questo è un mondo che si pensa che sarà il futuro, visto che io avevo comunque una figlia che sta studiando biologia della nutrizione e tutto quanto, abbiamo pensato di aprire un sito e-commerce che si porta i nostri prodotti a chilometro zero sulle tavole un po' di tutti. E a proposito di questo, anzi, volevo che parlasse, ecco, la ragazza che si occupa dell'e-commerce. Allora, a Viviana chiediamo qualcosa di più sulla partecipazione a una manifestazione come questa, un po' su quelle che sono le nuove tendenze, le nuove linee per questa attività. Ok, ciao a tutti, io mi chiamo Viviana e sono una biologa nutrizionista come Cecilia, nonché futuro della dispensa di CE. Infatti proprio oggi ne approfittiamo perché abbiamo aperto questa dispensa online, quindi il nostro e-commerce, e abbiamo approfittato di questa occasione perché volevamo diffondere a quanta più gente possibile il nostro messaggio. Noi puntiamo molto alla qualità del cibo, molto al chilometro zero. Siamo giovani, quindi forse abbiamo anche un po' più il potenziale di sfruttare i social, l'internet, quindi vi invitiamo comunque a visitare il nostro sito, che è www.ladispensadice.it. Potrete trovare un sacco di prodotti del nostro territorio, quindi Pesaro, Urbino e dintorni, e vari produttori. Ci teniamo tanto alla qualità, quindi è un modo per fare del bene a voi stessi e per mandare avanti anche un progetto di due ragazze giovani che ci hanno investito tanto, quindi anche il cuore. Con Danilo Rossi ritroviamo un vecchio amico di Rossini TV, un'azienda ben nota, grazie a Giovanni Arduini, che è venuto anche a trovarci personalmente a casa Rossini, l'arte del riposo. Esatto. Io collaboro con Giovanni, ci scambiamo i favori, lavoriamo insieme, siamo tranquilli e oggi è toccato a me il turno e ben volentieri sono venuto in questa manifestazione. Si espatria un po', si svalica da Pesaro, si supera la linea di confine, si viene anche in zona di Ancona. È comunque una zona interessante anche per chi ha sede a Pesaro come l'azienda L'Arte del Riposo. Certo, noi siamo contenti, ci allarghiamo, siamo conosciuti in questo posto, poi di conseguenza siamo contenti di partecipare. Partecipare a una manifestazione sportiva con qualcosa che inneggia il riposo potrebbe sembrare una contraddizione, ma invece una contraddizione non è, perché dopo le fatiche bisogna riposarsi. Assolutamente vero, oltretutto abbiamo un nuovo materasso di nuova generazione, che è quello di là, praticamente un materasso adatto agli sportivi, proprio per gli sportivi nello specifico. Con Stefano Bruscia della omonima azienda Viti Vinicoltori in San Costanzo, direttamente qua, poco lontani ma in realtà in un'altra provincia. Ci piace un po' questo gioco dello svalicare e del sottolineare questa cosa per far capire un po' che i confini non esistono. Assolutamente no. Intanto buonasera a tutti, qua siamo che Ponterio, zona Verdicchio, ma San Costanzo ne fa da confine, quindi col Bianchello siamo presenti or più che mai. Il Bianchello è un vino giovane, seppur molto datato, perché 51 anni di DOC quest'anno, se non 52, e quindi è un vitigno riscoperto, rivalorizzato in tutti i sensi. E noi, come tante altre aziende, fra l'altro molte che le conosciamo molto bene, il gruppo Bianchero d'Autore, che saluto tutti i nostri amici, abbiamo fatto un gruppo, una sinergia notevole per valorizzare questo bel prodotto. Noi lo vinifichiamo sotto le più svariate forme, da un bianchello tradizionale a un bianchello passito, a un bianchello spumantizzato, a un bianchello superiore,
e anche un bianchello senza solfiti aggiunti, quindi diamo modo di svariare nella maniera più assoluta al consumatore e si può sbizzarrire assaggiando tutte le varie forme di questo bianchello. Un bianchello superiore al nostro Lubac, che richiama un po' il territorio, perché il dialetto vuol dire argilla, la componente fondamentale di questa zona, con la sua struttura, la sua armonia, il suo abbinamento ai più variati tipi di piatti, dai formaggi stagionati, anche carni bianche. Ha un bianchello tradizionale come il moleone che può riportare il nome di un antico bottaio, maestro leone, appunto mastro leone, versatile perché lo puoi abbinare sia come aperitivo che con tutti i piatti a base di pesce. E quindi, che dire, il passito di bianchello, che è una chicca di questo territorio, fatto in maniera egregia, porta il nome del Divino Amor, che è vicino alla nostra cantina, che è a San Costanzo, porta il nome del santuario della Madonna del Divino Amor, che è una cosa piacevole da provare. Quindi invito tutti, quelli di stasera qua presenti, ad assaggiare direttamente, ma venite a trovare in cantina, che è in via Strada Cerasa 11 a San Costanzo. Con Fabio Ragaini dell'omonima azienda, di cosa vi occupate e come avete scelto di venire a partecipare e a sostenere questa manifestazione? Allora, io sono quasi 40 anni che faccio questo lavoro al ferro e alluminio. Sono stato invitato qui da uno dei componenti e sono contento di esserci. Non avevo mai fatto, diciamo, una partecipazione così, sono molto contento. Risponde un po' all'esigenza che avete adesso in questo momento, poi vedo le zanzariere che chiaramente sono il tema del momento, magari gli infissi a doppia camera, quelli sono più invernali, ma le zanzariere, insomma, sono richiesti anche quelli per il rumore, certo. E allora ai privati che ci stanno guardando in questo momento, un recapito, un riferimento? È San Costanzo, via dei Lavoratori 21. Con Antonio Caraffa di AC Sport, ancora due battute sulla manifestazione, sul senso di partecipare a una manifestazione come questa, che direi è quasi ovvia, visto che ti occupi di attrezzatura e di abbigliamento sportivo. Assolutamente, sono lo sponsor, diciamo, tecnico, come si dice in questi casi qua. Abbiamo aiutato questa manifestazione, diciamo che è il primo, no, torneo che si disputa qui a Ponterio, al Comune Tre Castelli. E niente, abbiamo partecipato, abbiamo offerto palline, tutto il materiale, diciamo, per la manifestazione. E niente, poi molto bello, hanno fatto anche questa cosa che è una novità per i circoli tennis, avere anche gli espositori che di solito si trovano solo nelle grandi manifestazioni, no? Invece qua è una novità. Al di là della soddisfazione, diciamo, come posso dire, interiore, sentimentale, per partecipare a una cosa come questa, c'è anche un ritorno d'immagine, un ritorno commerciale. Speriamo, in fondo si lavora anche per questo, no? Giusto? E allora diamo i riferimenti anche ai telespettatori di Rossini TV. Ok, allora il negozio si trova a Marotta, in Viale delle Province, 17, il negozio si chiama AC Sport, io sono Antonio Caraffa. Siamo rimasti fino alla fine, ma ne valsa la pena, un match vibrante, e tanto che la chiusura di questo speciale la volevamo fare insieme al vincitore, Filippo Di Perna. Hai vinto 6-3, 6-4, un match impegnativo. Sì, un match impegnativo, soprattutto alla fine, perché ho giocato con un avversario che non molla una palla. Infatti, anche se ero sopra 5-2, è stato lì fino al 5-3, 5-4, è stato un game molto molto lungo, intenso, che alla fine sono riuscito a portare a casa e sono molto contento. Uno di quei momenti in cui diventa importante giocare contro l'avversario, ma anche contro certi aspetti di se stessi. Sì, perché comunque quando stai 5-2 servizio sopra, ritrovarti 5-4, 40 pari, c'è sempre quella tensione che ti porta magari a rallentare, a perdere campo, ma l'importante è star lì, giocare punto su punto.
buttare qualsiasi palla di là e riuscire a vincere, perché è quella l'unica cosa che conta in questo sport alla fine. Complimenti, allora con complimenti a Filippo, noi chiudiamo questo speciale, ringraziamo tutti i nostri telespettatori e tutti quelli che hanno seguito le vicende di questo primo Memorial, vi diamo appuntamento a una prossima edizione, probabilmente a tanti altri speciali di Rossini TV. Grazie a tutti, buona serata.